Resta un po' di amaro in bocca per la partita di sabato che il Pescara non è riuscito a portare in porto, con una prestazione molto meno brillante rispetto a Foggia e complicatasi per l'inferiorità numerica. Il gol del 2-0 di Cancellotti sembrava avesse blindato i tre punti, poi sfumati per la rimonta nel finale del Monterosi. In casa del Fino però si è consci del passo indietro e se il tecnico Colombo non cerca alibi, anche lo stesso Cancellotti ammette che all'Adriatico il Pescara può e deve fare di più. Sicuramente in casa abbiamo un trend diverso che rispetto a fuori casa, abbiamo comunque incontrato squadre di Varone, è normale che bisogna fare del nostro meglio per far diventare l'Adriatico il nostro fortino, comunque sia l'importante che ci siano le prestazioni e ci sia la mentalità giusta, lavoreremo per far diventare, come ho detto, l'Adriatico un fattore di forza. E appunto la direzione deve essere quella. Biancazzurri in attesa di riscatto a Potenza, confidando nella vena di squadra da trasferta, ma prima di quel match, domani alle 18, inizieranno il percorso di Coppa Italia. All'Adriatico Cornacchia sarà sfida con la Vispesaro, già incontrata lo scorso agosto nell'ultima amichevole precampionato, gara secca che in caso di parità potrà spingersi fino ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Per Alberto Colombo sarà l'opportunità di vedere all'opera i calciatori meno impiegati, Sommariva tra i pali, Saccani, De Marino e Ingrosso in difesa con una possibile staffetta Brosco Boben. In mediana toccherà a Palmiero e Germinario con Jabois pronto a completare il trio, essendo squalificato per il match del Viviani. Possibile minutaggio uscendo dalla panchina per Crecco, davanti con Vergani e Cuppone non al meglio e la necessità di far rifiatare Lescano. Tupta giocherà per una volta al centro dell'attacco con Delle Monache e Colai ai fianchi. Dirigerà Mirabella di Napoli.